Le patologie degenerative del muscolo cardiaco, miocardio, creano un conseguente deficit funzionale e quindi il cuore non lavora adeguatamente. Questa ecografia mostra l'esito di una miocardiopatia dilatativa in un cane di 5 anni. È la fase 4, dove il miocardio non si contrae quasi più ed in breve tempo risulterà fatale. Il cane aveva ricevuto la sola terapia disponibile, che è compensatoria e non può ripristinare la contrattilità del miocardio. La linea gialla mostra la cattiva contrazione del miocardio ed è a questo punto che le staminali ottenute da sangue sono state inoculate per via endovenosa e sottocute nella zona cardiaca. Un trattamento non invasivo che dura pochi minuti. In un mese la malattia passò dalla fase 4 alla fase 2. Questo è miracoloso perché nessun farmaco dà questo risultato. Ripetemmo il trattamento ed il cane fu ricontrollato 60 giorni dopo. Guardate la linea gialla. Dopo 3 mesi il cane è passato in fase 0 ed ha completamente recuperato la sua precedente vitalità. 5 mesi dopo le medicine sono state ridotte e i diuretici sospesi ed il cane è tornato alla sua vita normale. La cardiomiopatia dilatativa in medicina umana spesso rappresenta lo stadio terminale di una malattia ischemica. E il primo pensiero di Giorgio Cagni, il veterinario cardiologo che lavora con me, è stato l'applicazione di questa terapia per pazienti con infarto cardiaco. Finché non si useranno le staminali del sangue in terapia, il solo trattamento per la cardiomiopatia dilatativa è il costoso ed invasivo trapianto cardiaco. Un altro argomento riguarda le aritmie. Questa Doberman aveva molti episodi extrasistolici, più di 20 in un minuto. Ma dopo l'inoculazione delle staminali del sangue, noi non vediamo una riduzione di questi episodi, ma la loro completa scomparsa. E per le aritmie questo è un nuovo orizzonte terapeutico.